Passeggiando tra le strade del centro storico di Cursi, ci si immerge nell'atmosfera di un Salento autentico, abbracciati dall'ombra e dall'accoglienza della calda pietra locale. Piazza Pio XII è il nucleo centrale dell'abitato antico di Cursi. Qui la chiesa matrice si innalza con maestosità sul paesaggio cittadino, caratterizzando l'intero paese con le sue solenni geometrie e il suo cupolino. In cima alla struttura si erge il busto in pietra di San Nicola, protettore del paese e titolare della chiesa parrocchiale. La deliziosa architettura è ravvivata dalla presenza iconografica del delfino, motivo decorativo scolpito sulle volute perimetrali. La matrice è frutto di molteplici ricostruzioni iniziate nel secolo XV e terminate nella prima metà dell'Ottocento, quando viene rimodernata e completata la nuova facciata principale. Il campanile cinquecentesco raggiunge i 27 metri di altezza ed è cadenzato da graziose colonne e ghirlande scolpite, forme architettoniche che offrono equilibrio ed eleganza all'intera struttura. Nel centro storico è squisito il protagonismo della pietra leccese e nelle giornate piene di sole la pietra assume tonalità vivide e calde sfumature. È facile immergersi nel pittoresco labirinto di case e palazzi, in un ventaglio di architetture di differenti epoche, che si dirama dalla piazza principale del paese per indirizzarsi verso l'antico convento dei Padri Agostiniani. L'accoglienza greca rivive nella cultura di Cursi e si mostra agli occhi del visitatore nelle spaziose corti, ancora oggi abitate e gelosamente custodite dalle famiglie del borgo.